Ciao amici appassionati di motori e di motorismo classico. Siamo qui insieme questa mattina per vedere questa unica esclusiva Austin Healey. L'Austin Healey è un marchio nato negli anni 50 da una fusione dell'Austin Motor Company insieme a Donald Healey, che era un grande progettista e designer automobilistico. Sono state costruite tantissime unità nei vari modelli, da competizione, da gran turismo. Quella che abbiamo oggi è un esemplare da competizione, una MK2 del 1962, una BT7, quindi nata 2+2, col motore caratteristico 3.6 cilindri. Vediamo insieme l'unità pulsante di quest'auto, il propulsore, un 6 cilindri, come detto, quindi un 3.000, 6 cilindri. Questa è una macchina speciale, un motore chiuso direttamente dalla famiglia Welch in Inghilterra, capace di 270 cavalli. È equipaggiata con tre carburatori Weber, doppio corpo da 45. Vedete gli scarichi, i manifold sono quelli molto larghi per dare il massimo respiro all'auto. Caratteristica unica di quest'auto, come delle più importanti Healey da competizione, è la scocca. Sentite la consistenza, è una macchina leggerissima, tutta costruita in alluminio. Vediamo altri dettagli insieme. Come si conviene nelle auto da corsa, l'abitacolo è molto molto angusto. Il volante è piccolo, che permette comunque di muoversi velocemente durante la guida, un cambio speciale, nesti ravvicinati, il classico tulip, quello che equipaggiava tutte le Healey da corsa. Guida destra, quindi right hand drive, caratteristica classica delle auto inglesi. Il vano posteriore, anche questo bauletto, quindi in alluminio, troviamo un serbatoio molto capiente, oltre 80 litri, doppia pompa benzina, vano di sicurezza per la batteria e una ruota di scorta. In alcuni casi, soprattutto nei rally più lunghi, rally Iraq, ad esempio in Inghilterra, o Coppa delle Alpi, avevano un bauletto addirittura bombato per poter alloggiare due ruote di scorta. Ma adesso che abbiamo visto nei dettagli questa bellissima creatura inglese, saliamo, andiamo insieme a fare un giro e vediamo come si comporta in strada. Vedete, la salita non è delle più comode, la posizione di guida, come abbiamo detto, è molto angusta, ma poi quando ci si abitua permette veramente di avere una grande sensibilità. Quindi attacchiamo la batteria, interruttore generale, pompe, sentite le doppie pompe. Ok, contatto c'è, possiamo andare. Il sound del 6 cilindri è veramente molto pieno, molto corposo e ci permette una grande guida sia di coppia che di allungo. Vediamo insieme, salite con me. Partiamo insieme, quindi prima di tutto sempre cinture di sicurezza, soprattutto su queste auto che insomma permettono delle prestazioni importanti, e vediamo come si comporta su strada questa bellissima Austin Healey. Il cambio, come detto, è nesti frontali, quindi un cambio impegnativo nella guida. C'è una grande preparazione dietro a quest'auto da rally, curata interamente dentro in azienda da noi, alla Promotor. Si dà tanta importanza per quello che è l'assetto, per quello che è la frenata, per quello che è lo steering. Quindi sì, serve un bel propulsore che abbia tanti cavalli, ma è importante anche avere sempre una grande guidabilità. È sicuramente precisa negli innesti, si guida bene, è una macchina che è molto è sincera, quindi permette degli inseriamenti in curva e un grande controllo. Ha una bella coppia, una bella progressione. A mio avviso c'è un motivo se un'auto come questa in pochissimi anni
da quando è stata impiegata nelle competizioni, ha vinto la Liegi Sofia Liegi, il RAC, ha vinto la classe Gran Turismo a Rally di Monte Carlo, perché è una macchina che permette di avere delle grandi prestazioni, un'ottima affidabilità e una semplicità di guida incredibile. Sentite i 6 cilindri come è pieno, una bella progressione. A mio avviso è una delle inglesi meglio riuscite e meglio sfruttate nelle competizioni. Eccoci arrivati a casa, è stato bello condividere con voi questa bella girata insieme su questa inglese. Arrivederci alla prossima volta per un altro giro insieme su queste fantastiche vetture. Ciao!